Per il rinnovo alla provincia si voterà l'anno prossimo, cosa ne pensate? No, si voterà l'anno prossimo, cerchiamo di essere più precisi. Il governo regionale e quindi il governatore Crocetta aveva fissato la data ad aprile. Poi, aderendo a una sensibilità istituzionale come governatore e a una richiesta delle forze politiche presenti in Parlamento regionale, l'ha spostata di un mese a fine maggio, perché coincideva anche, tra le altre cose, con la votazione del documento di programmazione economica e finanziaria. Oggi abbiamo un'altra novità. Novità è che si vorrebbero commissariare le province per un anno circa e quindi votare poi il prossimo anno. Io ritengo che sia un comportamento ondivago che non ha una linea ben precisa perché cambiamo giorno dopo giorno, cambiamo inteso il governatore non ha le idee chiare, oppure è pressato da grillini, grilletti e tutto quello che vogliamo e quindi cambia in continuazione linea politica. Noi riteniamo come PDL che vada fatta una legge di riordino delle province in termini di competenze, di risorse, di confini se è il caso e siccome non c'è il tempo di votare a maggio si può votare a ottobre, quindi un rinvio e un commissariamento sine die delle province risponde solamente a un'esigenza di occupazione del potere. Per quanto riguarda il PDL noi ci siamo per ora. E ci siamo per ora occupati delle elezioni nazionali. Abbiamo avuto un buon risultato grazie all'impegno del nostro leader Alfano. Oggi veniamo a conoscenza del fatto che alla provincia non si vota, domani possibilmente avremo un'altra notizia e quindi preso coscienza della data e dell'ufficialità delle elezioni, qualora si dovesse votare. Si inizierà una discussione, quindi il gruppo dirigente del partito, i consiglieri provinciali, con il leader Alfano e i neoparlamentari, per cercare di trovare una soluzione migliore e una soluzione il migliore candidato possibile per la guida della provincia. Quindi fino ad ora il tema delle provinciali e delle candidature non è stato assolutamente preso in considerazione. Il presidente della regione Crocetta ha rinviato le votazioni per le provinciali all'anno prossimo. Qual è l'opinione della destra? Sul personaggio un maestro di grande incoerenza, altro che rivoluzionario, mi sembra un vecchio democristiano. Prima ad aprile, poi a maggio, poi entro un anno, non è molto serio. La regione è un'istituzione, l'istituzione pubblica deve essere, come dire, formalmente rispettata anche da un punto di vista del rigore, del modo come si discute e si parla, quindi non è serio. Ma andiamo nel merito. Le province, così come sono, vanno cancellate. Se si vuole dare, come dire, un respiro al territorio nostro, che è disastrato, rovinato, le province possono rimanere, ma bisogna dargli competenze legate ai rifiuti, all'acqua che ritornano a essere bene pubblico, bisogna dargli competenze nel campo delle grandi operazioni commerciali, vedi centri commerciali e grandi magazzini, competenze che attualmente ha la regione, bisogna dargli competenze anche sui piani urbanistici dei comuni delle varie province e quindi tagliare questi rami secchi della regione Sicilia e poi chiaramente ridurre anche se necessario le indennità. Ridurre questo già in itinere il numero dei consiglieri, valutare se c'è necessità di accorpare qualche piccola provincia con una delle più grandi. Se facciamo così, ci sono degli studi, chiaramente non è questo il momento per poterne parlare, ma sono pronto a un confronto con chiunque, è possibile arrivare a un costo zero dando risorse al territorio e garantendo quello che è il problema della rappresentanza territoriale, quindi della democrazia, quindi della civiltà.